Oggi giornata delle vittime innocenti di tutte le mafie, manifestazioni in tutta Italia, a Palermo il liceo scientifico Leonardo e a Porto Empedocle le ricorda sulla scalinata della Chiesa Madre. I progetti per investire risorse nei teatri illustrati dall'ingegnere Bernardo Barone del Parco Letterario Pirandello. L'ARS martedì affronterà i problemi degli agricoltori e degli allevatori, soddisfazione dell'onorevole Pace. Assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino. Memoria e vita, Enzo Alessi si racconta nel corso di un incontro organizzato dalla Dante Alighieri. È l'ora della prevenzione, Open Day oggi al San Giovanni di Dio contro tumore del retto e della mammella. Anniversario della celeberrima cantautrice siciliana in ricordo di Francesco Pira e stasera speciale. La settimana santa di Opolo Giancaxio, Rixa, gli appuntamenti e domani Via Crucis ad Agrigento. Bentrovati dalla nostra redazione, così come l'avete sentito nei titoli, oggi apriamo con la giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia. Ogni anno il 21 marzo la rete Libera, fondata da Don Ciotti, ricorda in tutta Italia con una serie di cerimonie pubbliche e ufficiali le vittime innocenti di tutte le mafie. Anche Porto Empedocle, nel tempo peraltro pesantemente segnata da guerre di mafia che hanno fatto tante vittime innocenti, le ha volute ricordare. Vediamo. Oggi siamo qui ai piedi della scalinata della Chiesa Madre di Porto Empedocle. L'Istituto Pirandello ha voluto, diciamo, con una manifestazione ricordare quanti purtroppo hanno perso la vita per lo Stato, per l'impegno, per il dovere. È un'iniziativa che stiamo ricalcando e che in questo momento stanno organizzando oltre 70 scuole siciliane sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo. Un'iniziativa promossa da Libera che ha coinvolto tantissime scuole siciliane, una rete di scuole che mantengono sempre forte l'impegno sulla cultura della legalità. Abbiamo voluto aderire, ma non potendoci spostare, abbiamo scelto la nostra scalinata, la scalinata della Chiesa Madre, per leggere con una sequenza ininterrotta i nomi delle 1081 vittime innocenti della mafia. È il nostro contributo, il contributo che la scuola intende offrire affinché il sacrificio di queste persone non finisca nell'oblio, non vadano dimenticate, ma questo giorno di primavera possa segnare anche per i nostri ragazzi una nuova rinascita. Voi siete sempre attenti a queste iniziative, spesso anche su tematiche sociali e civili, organizzate eventi. Sì, in effetti il nostro impegno per la cultura della legalità non si concentra solo nella data odierna, ma è un impegno che svolgiamo 365 giorni all'anno. Certamente approfittiamo di queste occasioni, occasioni in cui i riflettori sono puntati sull'argomento, per dare il nostro contributo, per sensibilizzare le giovani generazioni, per far sentire che anche la scuola di Porto Empedocle è un presidio di legalità, di giustizia, di correttezza. Una manifestazione importante oggi, questa che si tiene qui, organizzata dall'Istituto Pirandello ai piedi della Chiesa Madre, per ricordare appunto purtroppo le vittime di mafia e non solo. Sì, noi oggi siamo tutti qui riuniti grazie alla dirigente scolastica, la dottoressa Gangarossa, che ha organizzato questo evento in memoria delle vittime di mafia, ma soprattutto la voglio ringraziare per l'attenzione che ha nella sensibilizzazione dei nostri ragazzi, del nostro futuro, del nostro avvenire, perché è fondamentale per noi sapere che
i ragazzi, gli uomini del domani vengano a conoscenza di quello che hanno vissuto i nostri cari poliziotti, vittime di mafia, che potevano essere i nostri fratelli, i nostri cugini all'interno. Il Comune è sempre attento a queste iniziative? Assolutamente, infatti siamo qui, siamo tutti presenti, più ben vengano queste iniziative, siamo sempre favorevoli e disponibili a tutto ciò. E a Palermo è stata la scalinata del Teatro Massimo a fare da scenario alla giornata commemorativa delle vittime innocenti di mafia, con la elencazione di tutti i nomi. Sono 1081. La lettura è stata affidata anche agli studenti delle scuole presenti, tra le quali c'era anche il liceo Leonardo di Agrigento, retto da Patrizia Pilato. Vediamo. Antonio Polimeni, Giorgio Fallara. Noi come Libera Palermo supportiamo questa iniziativa voluta da moltissime scuole di Palermo, ma anche del territorio siciliano, dalla rete delle scuole per la promozione della cultura antimafia. Il 21 marzo è tutti i giorni, noi come Libera, insieme alle scuole, ai docenti che sono oggi qui, lavoriamo con le classi, con studenti e studentesse di ogni ordine e grado, per provare a raccontare soprattutto le storie delle vittime innocenti delle mafie e l'impegno delle tante realtà della rete, delle organizzazioni che fanno parte di Libera, e soprattutto la testimonianza e l'impegno profondo dei familiari. Oggi a Roma ci sarà un corteo nazionale, una lettura che confluirà in una delle piazze principali della città, e alla testa di questo corteo ci saranno centinaia di familiari di vittime innocenti delle mafie, molti di questi ancora chiedono verità e giustizia per i loro cari. Quanti nomi verranno fatti da questa scalinata? Allora, quest'oggi studenti e studentesse leggeranno 1081 nomi, rispetto all'anno scorso sono stati aggiunti 12 nomi, e questi 12 nomi, queste 12 storie sono state davvero riportate alla luce da un abisso, da un oblio in cui erano finite, perché molto spesso ci sono omicidi di mafia che subiscono depistaggi, che vengono dimenticati. Invece, grazie all'impegno delle persone, delle associazioni sui territori, queste storie riemergono, e grazie alla giornata, appunto, che ormai è una giornata di tutti, una giornata nazionale, vengono riportate alla luce. Un bellissimo segnale che viene dal mondo della scuola alla società civile palermitana, siciliana, italiana. Il messaggio che vogliamo dare è un messaggio che vogliamo continuare a fare memoria ogni giorno dell'impegno delle tante vittime di mafia. E nominarle uno per uno oggi ha un valore straordinario. Ogni storia, ogni evento, ogni lutto è un monito per continuare ad agire contro la mafia quotidianamente. Ed è importante che lo facciamo come scuola, come rete per la promozione della cultura antimafia, che insieme a Libera ha promosso questa manifestazione di oggi. Ma soprattutto che siano dei bambini o dei ragazzi a fare questi nomi. I protagonisti di oggi sono solo le studentesse e gli studenti, non ci saranno adulti che parleranno, i nomi saranno letti solo dalle studentesse e dagli studenti, le performance saranno fatte solo dagli studenti e dalle studentesse. Credo che questo sia un messaggio non alle nuove generazioni, alle attuali generazioni che sono protagonisti del cambiamento. E si è parlato di progetti relativi agli interventi per spese di investimento nel settore dei teatri nel corso di una conferenza stampa che è stata organizzata dal Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos. Noi l'abbiamo seguita. Conferenza stampa l'abbiamo intitolata, secondo il linguaggio del Parco Letterario, Ciao inverno, benvenuta primavera, perché oggi è il 21 di marzo e dal punto di vista astronomico inizia la primavera, e i fatti astronomici per il Parco Letterario sono fondamentali perché inizia il nuovo corso. Noi durante l'inverno abbiamo fatto tante manifestazioni e viaggi sentimentali. Oggi è un giorno importante perché vogliamo presentare al pubblico agrigentino e non, quindi anche a coloro che saranno ospiti del Parco Letterario, questa iniziativa che finalmente sta andando in porto.
Nel 2019 il presidente Musumeci, nella sua funzione di ad interim di assessore ai beni culturali, pensa e fa subito una misura per i cosiddetti sale teatro e sale cinema di tutta la regione siciliana, stanziando un buon fondo o dei buoni fondi finanziari. E viene subito promulgata la legge bando e noi partiamo come associazione Il Cerchio, soggetto attuatore del parco letterario, partecipiamo e subito presentiamo il progetto secondo le modalità previste dal bando. Poi il progetto viene esaminato, stiamo parlando del 2019, viene esaminato da una commissione di esperti e ci classifichiamo in buono posto, ottimo posto. Il finanziamento non è immediato perché prima ci sono gli enti pubblici, poi noi come associazione privata siamo venuti dopo. Ora quest'anno, veramente nel 2023, il meraviglioso assessore scarpinato Francesco Paolo, che ho solo incontrato ma non mi conosce, gli ho solo donato il libro del caffè letterario, la nostra guida, ma non abbiamo nessun rapporto, purtroppo dovrei anche salutarlo e vederlo al più presto perché lui viene spesso ad Agrigento, ha finanziato altre sale teatro tra cui la nostra, e quindi con un decreto del 13 dicembre 2023. Da quel momento in poi noi abbiamo nel mese di gennaio prodotto della documentazione che è stata accettata dai dirigenti e ora noi dovremmo iniziare, secondo il programma che è qui accanto a me, entro il mese di aprile, i lavori che secondo il progetto approvato, che è un progetto di completamento del famoso progetto del Piazzale Caos, l'emporio delle emozioni, viene così completato, nel senso che infatti per ora è stato presente solo il caffè letterario, ora saranno presenti strutture e servizi, si chiamano così, servizi e strutture complementari per il parco letterario, e che sono in ordine il ristoro per gli attori, la sala teatro ristrutturata, perché diciamo è giusto, che, e poi anche l'impiantistica che dopo 20 anni va rimodernata e adeguata con pannelli solari e con il ripristino dell'energia in modo da poter rifare il risparmio energetico che tanto diciamo ci aiuta e lo stesso Musumeci ha messo in evidenza in questo bando. Sono stato titolare dell'azienda che ha realizzato questa splendida struttura grazie alla caparbietà e alla credenza e all'impegno dell'ingegner Dino Barone, con il quale abbiamo restaurato un rapporto più di amicizia che di oltre quello professionale. Quindi, visto che è stato presentato già benissimo dall'ingegnere il progetto ad itinere, siamo contenti e sono felice di essere stato interpellato per questo completamento di questi lavori. Quindi doppiamente felice e onorato di servire, diciamo, quello che serve alla comunità. Ipotesi per eventuale inizio lavori? Allora, l'ipotesi, più che un'ipotesi, dovrebbe essere una certezza, che datata del 10 aprile corrente che verrà, e quindi c'è una data di termine, pure entro luglio verranno completati i lavori, ovviamente tempo permettendo, perché lavoriamo fuori, quindi anche il tempo meteorologico ci deve essere benigno e d'aiuto, però confidiamo nelle nostre capacità e quello che nella nostra professionalità. E ancora i problemi degli agricoltori, ne abbiamo parlato ieri, torniamo oggi a discuterne perché martedì l'ARS si riunisce per discutere sul tema. È soddisfatto il deputato regionale Carmelo Pace della Democrazia Cristiana, perché dopo la protesta di ieri che ha visto allevatori e agricoltori in corteo muovere da Piazza Marina a Palermo
Palermo fino a Piazza Indipendenza, dove c'è la sede della Regione Siciliana, per incontrare il presidente e l'assessore al ramo. Adesso l'ARS, su istanza della Democrazia Cristiana, si riunirà proprio per parlare di tutto ciò. Vediamo. Agricoltura. L'attuale situazione siciliana obbliga il governo regionale e tutto il Parlamento ad affrontare l'argomento. Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana all'ARS, Carmelo Pace, dopo la manifestazione che ieri ha visto un corteo regionale di agricoltori e allevatori snodarsi per Palermo da Piazza Marina a Piazza Indipendenza, chiedendo un incontro con il governatore Schifani e l'assessore San Martino. Su nostra proposta, afferma Pace, la conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la discussione durante la prossima seduta ad aula, che tratterà della crisi che sta vivendo il comparto agricolo in Sicilia. Se non si corre ai ripari, chiarisce l'esponente democristiano, le colture già messe a dura prova subiranno inevitabilmente nuovi danni a causa della carenza di acqua negli invasi e dell'approssimarsi della stagione estiva. Inoltre, a questi problemi si aggiungono quelli strutturali che coinvolgono l'intero comparto. Bisogna pertanto, secondo Pace, delineare una strategia risolutiva. Abbiamo l'obbligo, dice, di monitorare costantemente la situazione e vorremmo che settimanalmente e non solo in via eccezionale il governo regionale potesse riferire in aula ogni iniziativa operativa e strategica per affrontare e superare le problematiche di un comparto economico indispensabile per migliaia di famiglie. Il fatto non sussiste, per questo è stato assolto dalla Corte d'Appello il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Vediamo di saperne di più in questo servizio. Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, con sentenza resa dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste dal reato di tentativo di abuso d'ufficio. In primo grado il Tribunale di Agrigento lo aveva condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, nonché alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e al risarcimento del danno in favore di Salvatore Chiarelli. Al sindaco di Aragona veniva contestato di volere favorire i coniugi Pendolino Rotolo, chiedendo all'ingegnere Chiarelli di revocare l'ordinanza di demolizione di un immobile. La Corte d'Appello di Palermo, accogliendo l'appello proposto dall'avvocato Lillo Fiorello e l'avvocatessa Donatella Miceli, ha escluso la sussistenza del fatto di reato oggetto della contestazione. Dopo un lunghissimo iter processuale iniziato nell'aprile 2019 innanzi al Tribunale di Agrigento, si conclude dunque positivamente per il sindaco Pendolino una vicenda processuale che lo vede adesso assolto con la formula perché il fatto non sussiste. Salvati 196 migranti giunti durante la notte a Lampedusa dopo che i 3 barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Sul primo natante c'erano 24 siriani e sudanesi, sul secondo 89 egiziani, sudanesi, pakistani e siriani e sul terzo 83 bengalesi, egiziani e pakistani. I 3 gruppi hanno dichiarato di essere partiti da Zawiya in Libia dopo aver pagato da 4 a 5.000 euro a testa. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che ieri era stato svuotato e dove adesso ci sono 199 ospiti.
Memoria e vita. Enzo Alessi si racconta nel corso di una iniziativa organizzata ieri dall'associazione Dante Alighieri. L'intera ripresa integrale di questo evento verrà trasmessa prossimamente in tutta Italia sul 268 di TVA, al link TV locali delle Smart TV. Intanto vediamo. Professor Senzaierna, oggi un incontro con Enzo Alessi, intervistato da Margherita Tropiano, ma con tanti interventi che hanno sottolineato, diciamo, la figura e il soggetto anche umano e professionale, organizzato dalla Dante Alighieri. Sì, noi avevamo programmato un'attività intitolata Memoria e Vita. Con questa attività abbiamo l'intenzione, insieme con la giornalista Margherita Tropiano, di raccontare le esperienze di vita, sia professionali ma anche umane e personali, di alcuni nostri concittadini che hanno, diciamo, segnato un po' la storia della nostra città, con le loro attività, con le loro specificità. Evidentemente, percorrendo attraverso questo filo dei ricordi, le esperienze vissute, si fa anche un racconto, della nostra realtà territoriale, perché ogni vita è sempre collegata con le vicende anche sociali, culturali del territorio. Prossimo appuntamento? Sì, noi lo facciamo ormai ciclicamente, però variamo anche le tematiche, non diciamo prima chi sarà il Perfetto. prossimo, però è un modo per scoprire ed evidenziare, valorizzare, promuovere le nostre realtà, diciamo non materiali, immateriali, ma che sono un patrimonio per Agrigento. Professor Alessi, un ricordo, un incontro con Margherita Piano, ma con tanti amici per parlare delle sue esperienze di vita, del teatro, della televisione, di tante cose. Sì, un bellissimo ricordo. E stasera sono stato onorato dalla presenza di tanti, tanti amici che mi hanno voluto ricordare tanti anni della mia vita e sono grato a loro perché significa che qualcosa di buono l'ho fatto. Lei oggi dirige con impegno la Biblioteca Culturale di Raffadali, è un impegno, diciamo, importante anche per la diffusione della cultura in un piccolo paese come Raffadali. Io cerco, presentando autori molto spesso in quella biblioteca, di consentire alla mia gente di conoscere un mondo nuovo, diverso, e spero di continuare. Tra le tante cose, il suo impegno nel teatro, ma con riferimento anche alle tournée all'estero, in Germania, dove Pirandello è molto molto valorizzato, forse più che ad Agrigento. Abbiamo visto anche la mancanza di un'istituzione del comune di Agrigento oggi, mentre abbiamo visto un regalo anche del comune di Raffadali. Ma io vedo solo che non posso più fare teatro per le mie pressioni fisiche, ma sono felice quando tanti giovani si impegnano a fare teatro. Cosa c'è dietro l'angolo? Speriamo che ci sia cultura e impegno sociale. Una bella iniziativa intervistare il professor Enzo Alessi, uomo di grande esperienza di cultura nel teatro, in televisione, un po' in tutto. Sì, abbiamo cercato perché comunque è una personalità veramente ricchissima e poliedrica, abbiamo cercato di tirare fuori tanti aspetti, tanti altri sicuramente sono rimasti in ombra, però sicuramente, ecco, è venuto fuori l'uomo nella sua umanità e l'artista, il letterato nella sua sensibilità. Tra l'altro una sensibilità che ne ha fatto un promotore di talenti nel corso della sua carriera, e questa è certamente una caratteristica che pochi hanno. Ha raccontato la sua vita, una vita ricchissima di esperienze di ogni tipo, esperienze artistiche di alto livello, e quindi siamo veramente fieri e contenti che ci abbia regalato questa sua capacità di incidere nel territorio e migliorarlo.
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno denunciato 5 persone, sospeso 2 attività ed elevato sanzioni per 85.000 euro nell'ambito di controlli sui cantieri edili della provincia. Irregolarità sono state riscontrate per 3 imprese, 2 delle quali operanti a Cattolica Raclea e una a Sciacca. Controllati, dipendenti dei quali 4 sono risultati irregolari ed 1 totalmente in nero. E si è conclusa con la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per stalking e danneggiamento la vicenda di Salvatore Russotto, il 29enne che aveva perseguitato l'imprenditrice agrigentina, la quale aveva più volte devastato il locale. Il tribunale ha altresì disposto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della persona offesa, rappresentata in aula dall'avvocato Calogero Meli. E sarebbero gravi le condizioni di un camaratese 64enne ricoverato adesso al Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere stato travolto da una balla di fieno di quasi 400 kg. L'uomo lavorava all'interno dell'azienda gestita dal fratello. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro. Cave in Sicilia, una grande svolta perché è stata approvata la legge per il riordino, atteso da tanti anni, e la particolarità è che verrà chiesta una fideiussione per il recupero ambientale una volta terminato il ciclo produttivo, il servizio. L'ARSA ha approvato la legge di riorganizzazione del settore delle cave, che in Sicilia occupa circa 10.000 addetti, producendo un fatturato di oltre 250 milioni di euro all'anno. Di grande rilievo una delle norme stabilite secondo cui da ora in poi nessuna cava di materiale lapideo in Sicilia potrà essere abbandonata al termine del ciclo estrattivo, come avviene fino ad ora. Grazie alle norme approvate a Sala d'Ercole, chiunque dunque chiederà una concessione per la coltivazione di un sito estrattivo dovrà assumere formalmente l'impegno garantito da una fideiussione bancaria o da versamenti annuali collegati al canone di concessione per il recupero ambientale del sito una volta terminato il ciclo produttivo. Anche in considerazione dell'attuale composizione del comparto estrattivo, la nuova legge ridisegna il sistema dei canoni che potranno variare in funzione dell'area di cava e dei volumi estrattivi, a vantaggio delle piccole imprese e soprattutto collegando i costi all'effettiva produttività di un sito. È l'ora della prevenzione. Open Day oggi all'ospedale di Agrigento con screening contro il tumore al colonretto e alla marmella. Open Day oggi per scoprire eventuali carcinoma, tumori, insomma, che tipo di controlli fate, dottore Cantoni? Allora, oggi siamo qui all'ospedale di Agrigento, come dire, la tana del lupo, cioè il punto dove veramente noi riusciamo a esprimere la prevenzione nella provincia di Agrigento, e l'abbiamo fortemente voluto nel nostro ospedale, in qualità di ospedale capofila di tutta l'ASP di Agrigento, per espletare le procedure di secondo livello, cioè eseguire le colonscopie, che sono l'esame di approfondimento, dopo che viene fatto il test di primo livello, che è quello della ricerca del sangue occulto, dove i pazienti possono ritirare il kit nelle farmacie di tutta la provincia di Agrigento e effettuare questo primo test. Se positivo, saranno direttamente dall'unità di screening prenotati a eseguire una colonscopia completamente gratuita e eseguita con tutte le procedure adeguate alle linee guida europee del 2024, dove appunto la sedazione è il cardine principale e le procedure direttamente di resezione nel 95-98% dei casi vengono eseguite direttamente, se necessario, alla prima colonoscopia. L'importanza della prevenzione. L'importanza della prevenzione sta insita proprio nella parola stessa, cercare di non arrivare al problema importante.
prevenire è meglio che curare, è una frase che abbiamo sentito dire mille volte, ma noi lo vediamo quotidianamente, soprattutto nel carcinoma del colon. Noi riusciamo a fare una prevenzione effettiva durante l'esame di approfondimento, perché la prevenzione non è tanto eseguire la colonoscopia, ma rimuovere il polipo, che è il terreno primordiale su cui si formerà un tumore. Io, come dico sempre ai pazienti, è come se voi aveste delle piccole bombe a orologeria dentro la vostra pancia, se le avete, e lo scopriremo con la colonoscopia. In quel caso noi andiamo a disinnescarle. Ecco, qual è, diciamo, la situazione attualmente? Lei gestisce un reparto, ecco, sono molti casi che si verificano, un dato statistico insomma. Un dato statistico è abbastanza preoccupante, vediamo numeri esatti, non sono in condizione di dirvene, ma vediamo una ripresa in provincia di Agrigento quasi ai livelli del nord Italia, un po' come tutta la Sicilia e tutto il sud Italia. Forse perché siamo riusciti negli anni precedenti con i colleghi del centro gestionale e dei servizi di prevenzione dell'ASL a sensibilizzare un pochino l'opinione pubblica, quindi forse si fanno più colonoscopie e quindi scopriamo più lesioni preventive o lesioni tumorali nelle fasi iniziali. E questo è proprio l'obiettivo dello screening, cercare di non portare il paziente a lesioni irreparabili. Per cui anche se si trova un tumore in fase iniziale o addirittura, meglio ancora, un tumore intramucoso, dove la resezione viene eseguita direttamente per via endoscopica, cioè questi pazienti non faranno chemioterapia, non faranno intervento chirurgico, non faranno radioterapia, quindi crollano un po' i cardini che abbiamo sempre conosciuto della patologia tumorale, cercando di rendere anche la provincia di Agrigento adeguata al 2024. Oggi qui Open Day, l'ora della prevenzione, ecco, un momento importante per cercare, diciamo, di prevenire eventuali tumori nel nostro corpo e nel colon, ma anche un momento dedicato alle donne con un controllo alla mammella per eventuali tumori. Sì, come dico sempre io, è sempre l'ora della prevenzione. Noi siamo sempre aperti, insomma, tutto l'anno, gli screening oncologici non si fermano mai e l'ASPI offre gratuitamente tre tipi di screening: lo screening della mammella, che è rivolto alle donne di età compresa 50-69 anni, e lo screening del colonretto, rivolto a uomini e donne di età compresa 50-69 anni, e lo screening del cervico carcinoma, che è rivolto alle donne di età compresa 25-64 anni. Oggi siamo qui presenti al PIO di Agrigento per fare promozione degli screening oncologici, e c'è la possibilità di effettuare direttamente la mammografia presso la diagnostica senologica. E diamo anche l'invito alle persone che si fermeranno per recarsi in farmacia per ritirare il kit, grazie a un accordo regionale con le farmacie. C'è anche un accordo regionale con i medici di medicina generale, che hanno un importante compito è quello di consigliare, ecco, agli utenti, ai pazienti, di effettuare lo screening, perché la prevenzione è assolutamente importante. In alcuni casi, quando si fa la colonoscopia, ad esempio, oltre ad essere diagnostica può anche essere terapeutica, per cui l'obiettivo è quello di raggiungere, di trovare, se ci dovessero essere, dei noduli o delle forme in fase iniziale che quindi sono facilmente asportabili, e questo mi la qualità della vita. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Come la valuta? Che consiglio dare anche ad altre persone per farli? Allora, io sono una paziente oncologica, quindi per me queste iniziative sono particolarmente importanti, sia perché onestamente anche nel campo dei tumori in generale la prevenzione fa una grandissima differenza, e sia perché poi noi come pazienti oncologici veniamo particolarmente attenzionati, per cui onestamente ci sentiamo coccolati dalle strutture, e mettendo la nostra vita nelle mani delle strutture e le strutture organizzando tutto ciò, e ci sentiamo anche più sicuri nei riguardi del futuro. Per cui io la cosa che consiglio a tutti, onestamente, quando c'è qualcosina, il nostro organismo ci parla, noi sappiamo che ci parla, quando c'è qualcosina che non va, io dico sempre, è meglio una visita, un controllo in più, che può salvare una vita, che un controllo in meno. Per cui ottime iniziative, ed è un orgoglio che siano fatte anche a Agrigento. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo.
E oggi viene ricordata Rosa Balistreri, la cantautrice e cantastorie siciliana, nata Licata il 21 marzo del 1927, morta a Palermo il 20 settembre del 1990. E è la più popolare cantautrice siciliana che ha fatto conoscere al mondo una Sicilia particolare. Lei diceva: si può fare politica e protestare in mille modi, io canto, ma non sono una cantante, sono diversa, diciamo che sono un attivista che fa comizi con la chitarra. Il ricordo di Francesco Pira, docente universitario che l'ha intervistata e conosciuta, mentre stasera, dopo l'edizione delle 20 del nostro telegiornale, andrà in onda un servizio speciale che allora curò Francesco Pira quando era direttore dell'emittente televisiva Video Faro Licata e che è ancora in giro, ripercorre l'ultima parte proprio di questa vita di Rosa Balistreri. Intanto ascoltiamo Francesco Pira in questo suo ricordo per il nostro TG. Sono a Licata nella piazza Sant'Angelo davanti al santuario del patrono della città. In questa piazza si è esibita Rosa Balistreri pochi mesi prima poi di morire. Lei è nata a Licata, è cresciuta a Licata, poi si è spostata a Campobello durante la guerra e aveva un ricordo un po' in chiaroscuro della sua città. Viveva il suo rapporto con Licata in maniera molto difficile. L'ultima volta che la intervistai mi disse che era delusissima perché aveva cantato in una piazza al buio, proprio nella piazza Sant'Angelo, e aveva sentito alcune persone molto vicine, ma non sentiva la città vicina, si sentiva estranea. Forse non si sentiva nemmeno amata dalla sua Licata, e invece poi lei ha ottenuto riconoscimenti straordinari in tutto il mondo perché era capace di cantare la difficoltà e tutte le facce incredibili della nostra Sicilia. Mi voto e mi rivoto sospirando, passo le notti interi senza sonno e li pigrizzito io contemplando, li passo di la notte sino al giorno, pittia non posso ora più dormire, pagi non navi più sta fritto fuori. E come ogni giorno, con l'approssimarsi delle festività pasquali, dedichiamo uno spazio a questo argomento. Per esempio, Ioppolo Giancaxio si sta preparando per celebrare la Settimana Santa e le imminenti festività pasquali con un nutrito programma di iniziative religiose. Sentiamo i principali appuntamenti. Il comune di Ioppolo Giancaxio si prepara per celebrare la Settimana Santa e le imminenti festività pasquali con un nutrito programma di iniziative religiose. L'avvio domani con la Via Crucis cittadina, domenica la ricorrenza delle palme verrà vissuta con due sacre rappresentazioni alle 10 e alle 18 e la benedizione dei ramoscelli di ulivo. Lunedì poi la Passione secondo Marco, mercoledì la Messa del Crisma, giovedì santo la celebrazione in Cena Domini, venerdì le scene della sacra rappresentazione della Passione di Cristo e l'azione liturgica del Venerdì Santo, sabato alle 22:30 la veglia pasquale e domenica messa e sacra rappresentazione dell'incontro del risorto con la Madre. E fin qui Ioppolo Giancaxio, ma anche Agrigento si prepara all'appuntamento con la ricorrenza della Pasqua e comincia domani con un momento che
alle 18 vedrà la Via Crucis cittadina della Forania di Agrigento. La partenza sarà da Porta di Ponte, da dove si snoderà, animata dalle parrocchie della città, lungo la Via Atenea, per concludersi poi nella Chiesa di San Domenico con una meditazione dell'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano. In occasione della giornata nazionale dell'università, istituita su richiesta della CRUI, l'Ateneo di Messina ha aperto le porte alla città, condividendo il proprio patrimonio librario più prezioso, e le iniziative hanno contribuito a valorizzarlo. L'evento si è svolto nel contesto di Università Svelate, con il patrocinio del MIUR, che ha idealmente unito tutti gli Atenei del paese, che hanno celebrato questa ricorrenza con entusiasmo, affinché diventi un'occasione annuale di connessione tra istruzione superiore e i rispettivi territori. A partire dal 2015, l'Università Peloritana ha intrapreso un'attività di digitalizzazione in-house dei propri volumi, accuratamente censiti, mentre nel corso del 2023 è stato avviato e concluso un importante progetto di digitalizzazione outsourcing, coordinato dal sistema bibliotecario di Ateneo, che ha portato all'acquisizione di circa 420.000 immagini inerenti al patrimonio librario più prezioso, per un totale complessivo di circa un migliaio di edizioni. Parte di esse sono già rese liberamente disponibili e corredate da metadati redatti secondo i principali standard internazionali. Le immagini di altissima qualità sono state acquisite utilizzando uno scanner planetario di ultima generazione. La loro conservazione è garantita attraverso il metodo della duplicazione su storage di archiviazione esterni conservati in differenti luoghi fisici e su cloud. Nello specifico, per il progetto 2023 sono state selezionate collezioni che comprendono esemplari rari e di pregio al momento custoditi in diverse biblioteche di Ateneo, tesori da riscoprire e divulgare. Università Svelate ha preso il via presso l'Aula Magna del Rettorato con i saluti istituzionali della rettrice, professoressa Giovanna Spatari. È un'iniziativa molto interessante questa, che è stata lanciata dalla CRUI, alla quale noi abbiamo aderito con molto entusiasmo e abbiamo deciso di svelare alla città e ai nostri licei, oltre che agli studenti del nostro Ateneo, un progetto realizzato in-house. L'iniziativa si articola in più momenti, nelle teche che sono state collocate negli spazi adiacenti l'Aula Magna, abbiamo esposto un patrimonio librario importante che è costituito dalle lettere di Giovanni Pascoli, dalle nostre cinquecentine. Naturalmente un patrimonio di questi non può essere fruibile appieno perché non può essere ovviamente toccato, quindi attraverso il nostro sistema bibliotecario di Ateneo, i dottori Femminò, il dottore Giubrone, è stato avviato un percorso di digitalizzazione dei libri antichi in modo che possano essere fruibili per tutti. Ai ragazzi verrà omaggiato un segnalibro in cui c'è un QR code che richiama direttamente al sito in cui è già masterizzata una parte importante di questo lavoro. E adesso lo sport. Ci sono pesanti squalifiche per l'Akragas e per l'Empedoclina. Sentiamo Carmelo Lentini. Adesso, dopo il danno, è arrivata anche la beffa per l'Akragas. In conseguenza, la trasferta della gara giocata al Valentino Mazzola è persa amaramente dalla squadra biancazzurra con il risultato di 3-0. Una partita molto polemica che ha mandato su tutte le furie il dirigente Giuseppe Deni, che preannuncia reclamo e lettera di protesta per l'operato dell'arbitro, allegando persino le immagini della gara. Purtroppo, su quanto scritto e refertato dal giudice di gara, il giudice sportivo ha emesso delle sentenze davvero pesanti. Intanto, sino al prossimo 2-4-24 è stato inibito Maurizio Capraro, poiché un dirigente come il dottor accompagnatore e Salvatore Bottone, che è stato inibito fino al 26 marzo. Sino a qua è accettabile la cosa. Invece quella che non è accettabile è la squalifica per 4 gare
combinate a Giulio Sanseverino, il calciatore dell'Acragas, che secondo l'arbitro aveva espresso delle offese al proprio indirizzo. Si è stato anche squalificato per una gara, però per somme di ammonizione, Samuele Puglisi. Scendendo di categoria, un presunto episodio di violenza è accaduto durante il corso della gara di campionato di promozione Girone A tra Empedoclina e Marsala. Salvatore Miliziano, calciatore dell'Empedoclina, si legge nel comunicato, espulso nel corso del match contro il Marsala, terminato 0-2 in favore degli azzurri, è stato pesantemente squalificato dal giudice sportivo. Dovrà scontare una lunga inibizione sino al 31 marzo, pensate un po', del 2026. Questa è la motivazione adottata dal giudice sportivo per aver afferrato l'arbitro per il collo, stringendolo e procurando moderato dolore, nonché per grave contegno riguardoso nei confronti dello stesso a fine gara. Il fatto comunque è davvero strano e singolare, perché lo stesso Miliziano, per ciò che è stato dichiarato, non era né in rosa né tantomeno indistinta. Il fatto diventa giallo e sicuramente ci sarà da riesaminare l'intero caso. E questa era l'ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordiamo che la nostra programmazione è visibile sul sito www.televideoagrigento.tv, poi sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e la mattina alle 9 andrà in onda il nostro telegiornale, e poi siamo in tutta Italia sul canale 268 delle Smart TV. Basta cliccare poi sul link TV locali e successivamente su TVA e ci vedrete da ovunque. Ringraziamo tutti per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di giornata.